Benvenuti allora a questo webinar dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, in particolare alla questione se l'intelligenza artificiale e quella umana, naturale, chiamiamola così, possono convivere. Il nostro compito quest'oggi sarà un po' di portarvi all'interno di una discussione che si sta svolgendo non solo nel dibattito pubblico, ma anche nel dibattito più accademico, in particolare nell'area delle discipline filosofiche, noi qui siamo tre filosofi e lo facciamo appunto da qui, dalla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele, perché in qualche modo questo è un tema per noi estremamente rilevante. L'intelligenza artificiale cambierà molto radicalmente le nostre vite e la domanda fondamentale è quella appunto in che cosa consiste un'intelligenza artificiale, in che senso si può chiamare intelligenza e in che senso sta in rapporto con l'intelligenza naturale e appunto quali sono, diciamo, i modi per poterla gestire in maniera responsabile e in maniera appropriata sia per noi stessi, sia per, diciamo, come utenti, sia per la società nel suo complesso, perché l'intelligenza artificiale scatena una serie di interessi economici, politici, culturali, geopolitici che sono di estrema rilevanza. Io sono Roberto Mordacci, sono il produttore delle scienze umane di questa università Vita Salute San Raffaele. Qui con me c'è Giuseppe Deruvo, che è un nostro dottorando e collaboratore di LIMES, e come alla mia destra c'è Giorgia Miale, che è una nostra laureata che si è occupata specificamente dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo nell'ambito sanitario. Inizio io a dire alcune cose, diciamo, da un punto di vista filosofico generale. Tanto cosa significa avere un'intelligenza artificiale, diciamo, nel mondo in cui noi viviamo? Voglio cominciare con questa immagine. Questo è Altron, ovvero il robot che è uno dei protagonisti di uno dei film della serie Avengers. Altron è un robot costruito per difendere il pianeta dalle minacce ambientali ed è dotato di intelligenza artificiale. Come molti di voi sanno, la trama del film è molto semplice. In realtà Altron, in brevissimo tempo, proprio perché è dotato di intelligenza artificiale, si rende conto che la maggior minaccia assoluta al pianeta è la specie umana e dunque decide di sterminare la specie umana. Naturalmente il film fa in modo di mostrare che altro non può essere fermato, che i costruttori hanno commesso un errore a dare questa istruzione senza ulteriori spiegazioni, senza ulteriori limiti. In particolare il limite è salvare il pianeta ma non distruggere la razza umana, però appunto diciamo il paradosso è questo: l'intelligenza artificiale, diciamo, creata dall'uomo può essere uno strumento che decide autonomamente di sbarazzarsi dell'umano se questo costituisce un pericolo per la sua missione o per la missione che noi gli abbiamo insegnato. Da un certo punto di vista noi dovremmo cercare di uscire un po', diciamo, dalla finzione e nella realtà quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale non è così artificiale come noi ci immaginiamo. Queste due frasi che ho riportato nelle diapositive sono due frasi di una studiosa e tecnologa dell'intelligenza artificiale, si chiama Fei-Fei Li, che ci dicono qualcosa di interessante. Dice: niente, non c'è niente di artificiale nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è ispirata dalle persone, creata dalle persone e soprattutto impatta sulle persone. Fei-Fei Li, che appunto è stata consulente alla Stanford University per il programma di intelligenza artificiale, ha formulato questa idea, cioè che non c'è nulla di artificiale in ciò che chiamiamo intelligenza artificiale, probabilmente senza sapere che prima di lei un filosofo, non parlando ovviamente di intelligenza artificiale ma di tecnica in generale, aveva scritto: l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico. Questo era Martin Heidegger. Anche qui sembra un paradosso, ma che cosa significa questa frase e quella precedente di Fei-Fei Li? Significa semplicemente questo: il modello, il contenuto di ciò che chiamiamo intelligenza artificiale in realtà è costituito dalla esperienza e dalla pratica dell'intelligenza naturale. L'intelligenza artificiale non crea dal nulla un modello di pensiero,
l'intelligenza artificiale impara dai modelli di pensiero esistenti e quelli umani, quindi impara dai processi di pensiero realmente esistenti il modo in cui si può mimare, replicare, potenziare, accelerare quegli stessi processi di pensiero. E si basa essenzialmente sulla ricognizione di ciò che le persone fanno e pensano, per quanto sia disponibile ciò che fanno e pensano in rete, perché questo è il punto, i dati vengono presi dalla rete e quindi tutto ciò che l'intelligenza artificiale sa fare lo impara da ciò che è depositato nella rete. Una cosa che quindi questo significa è questo: un'intelligenza artificiale non è un algoritmo che crea il pensiero, è un algoritmo che è in grado di identificare, raccogliere tutti i dati su un certo problema in base a ciò che appunto si ritrova nella rete e che li combina in una maniera, diciamo, sensata, cioè in una forma che renda di quei contenuti fruibili, comprensibili, accettabili e funzionali. Ma non crea il pensiero da nulla, cioè non contiene né il sapere né la formula del sapere, contiene solo la formula della ricombinazione del piacere, del sapere esistente. Questo è molto importante. E questo significa che l'intelligenza artificiale non farà altro che replicare, in buona sostanza, i nostri comportamenti. E questo è un punto cruciale. Alcune delle prime esperienze di uso dell'intelligenza artificiale hanno condotto a dei paradossi. Qui ne ho riportati alcuni. Un programma di reclutamento operato da Amazon nei propri uffici aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per fare una preselezione dei curricula pervenuti all'azienda. E l'intelligenza artificiale doveva fare appunto una prima scrematura di questi curricula in base alla precedente esperienza raccolta nei dati di cui l'azienda disponeva delle precedenti pratiche di selezione. Ebbene, il risultato è stato che l'intelligenza artificiale ha immediatamente compreso, visto dai dati, ricavato dai dati, una regola. La regola era: i curricula in cui c'era scritto donna venivano messi in secondo piano e venivano scartati a favore dei curricula in cui c'era scritto uomo. Questa era la pratica aziendale di Amazon e l'intelligenza artificiale non ha fatto che apprendere questo comportamento e amplificarlo e renderlo sistematico. Ci sono altri esempi, adesso non voglio entrare, hanno avuto esperienze simili anche a Google tramite Google Images, hanno avuto esperienze simili anche a Microsoft. Dunque le grandi agenzie dell'utilizzo e elaborazione dei dati hanno subito provato a utilizzare l'intelligenza artificiale e si sono subito scontrati con dei paradossi. Paradossi che richiedono evidentemente di inserire, uno, delle regole, due, di capire questa regola fondamentale. L'intelligenza artificiale impara dai nostri comportamenti, cioè siamo noi a istruirla. Ora, prima di muovermi un pochino, andare in una direzione diversa e a coinvolgere Giuseppe De Rubio in questa discussione, chiediamoci per almeno un momento che cosa significhi intelligenza quando noi facciamo riferimento non tanto all'intelligenza artificiale in quanto tale, ma agli usi che ne vorremmo fare. L'intelligenza artificiale a noi serve per avere grandi quantità di informazioni che siano elaborate, digerite, al fine di valutare noi stessi che cosa vogliamo fare. Ci servono indicazioni di buone pratiche, ci servono rilevazioni degli esiti, delle pratiche attuate nel passato. Pensate all'ambiente, appunto ne parleremo con Giorgia Miale, di quello che significa insanità, no? Quali sono le migliori pratiche, quali sono gli esiti statisticamente rilevati delle migliori pratiche. Ecco, naturalmente noi vogliamo avere questi dati per poter decidere, per poter scegliere, e in qualche caso ovviamente l'intelligenza artificiale può dare delle indicazioni su quale sia la scelta basata sui dati disponibili, la scelta, diciamo, migliore basata su quello che sappiamo di come sono andate le scelte in precedenza. Questo significa, prima ancora di valutare appunto che cosa significa una scelta migliore, significa che l'intelligenza artificiale ci serve per uno scopo pratico, cioè ci serve per ampliare e potenziare la nostra intelligenza pratica.
La nostra intelligenza pratica nella tradizione filosofica è la saggezza, la phronesis, come dicevano i greci, cioè la capacità di decidere bene. Possiamo anche chiamarla l'intelligenza della libertà, cioè l'intelligenza di quel buon uso della nostra capacità decisionale che dipende dalla nostra autonomia, dalla nostra capacità di decidere, che in qualche modo è sempre ulteriore rispetto al dato. Qualunque siano i dati che noi riceviamo, anche dati che ci dicono che la scelta migliore è precisamente, senz'altro, indiscutibilmente questa, il dato, diciamo, della scelta è che noi possiamo sempre dire di no, cioè possiamo sempre fare altrimenti. C'è sempre questo elemento ulteriore della decisione umana che in qualche modo consente di scartare dall'automatismo, dall'informazione all'azione. Ecco, il punto cruciale naturalmente è questo: quanto vogliamo affidare all'automatismo dell'intelligenza artificiale, dal dato alla decisione, e quanto vogliamo ritenere nelle nostre mani. E questo naturalmente dipende dalla potenza dei nostri algoritmi, dalla potenza degli strumenti che abbiamo a disposizione e dalla responsabilità che vogliamo in qualche modo trattenere presso di noi oppure delegare. Naturalmente la domanda è: se delego la responsabilità a una macchina, a un'intelligenza artificiale, di chi è la responsabilità in quel caso? Ora, questo è, diciamo, il tema morale generale. Stiamo parlando di software in linea generale, per cui stiamo parlando di una situazione in cui quello che sembra decidere di tutto sono degli algoritmi, che sono delle formule che in quanto tali sono immateriali. Ma in verità l'intelligenza artificiale ha bisogno di un supporto fisico, di una grande quantità di supporti fisici. E di questo ci può parlare il nostro Giuseppe De Luca. Allora, sì, professore, intanto ringrazio tutti quanti per essere qui all'ascolto. Il professore ha sollevato dei temi importanti. Io vorrei andare a parare, diciamo, su una certa narrazione che possiamo vedere dalla prima slide, che si è un po' generata negli ultimi anni. Cioè, vedete, questo è un libro molto famoso che ha anche vinto il premio di libro dell'anno dell'Economist, e fa vedere appunto l'immagine di quello che dovrebbe essere questo nuovo, appunto, capitalismo digitale. E voi vedete che è un incredibile magazzino vuoto, come se non esistessero più le merci, come se fosse tutto aereo, tutto nel cloud. Dovete pensare che, a differenza di quel magazzino completamente vuoto, nelle grandi aziende delle Silicon Valley e anche aziende di altre zone del mondo, hanno sparsi per il globo terrestre degli enormi magazzini in cui i dati su cui, come ha detto il professore, si esercitano poi le azioni degli algoritmi vengono immagazzinati, vengono quasi appunto allevati, coltivati. Ecco, tutto ciò è reso possibile da delle straordinarie tecnologie che però non dipendono dallo sviluppo di software, non dipendono dallo sviluppo di particolari algoritmi, ma dipendono da delle operazioni pienamente tecniche dell'essere umano. Cioè, quello che bisogna sempre tenere a mente quando si parla di un'ipotetica intelligenza artificiale che potrebbe soppiantare l'intelligenza umana è anche il fatto che affinché l'intelligenza artificiale sia effettivamente possibile è necessario che ci siano degli umani, dei tecnici, non dei grandi intellettuali, dei tecnici, che abbiano la competenza pratica per sviluppare e per produrre determinate hardware ad altissima tecnologia, ad altissima precisione, chiaramente ovviamente con l'aiuto di macchine sviluppate, ma anch'esse create dall'uomo, attraverso le quali cosa avviene? Beh, avviene banalmente il passaggio dei dati nei vari circuiti integrati, nei vari circuiti elettrici, che permettono poi l'effettivo funzionamento dell'intelligenza artificiale. Questa è una sfida enorme che ci troviamo ad affrontare, che chiama in causa tutta un'enorme quantità di problematiche, da un lato etiche, da un lato strettamente geopolitiche, su cui tornerò più avanti, ma soprattutto chiama in causa dei problemi a livello educativo. Cioè, quello che sta avvenendo in questa particolare situazione storica è che negli ultimi, direi, 30 anni si è un po' imposta un'ideologia, comunque più che altro una corrente di pensiero, in virtù della quale si stava andando verso una totale economia dei servizi, in cui la manifattura, l'industria, non sarebbe stata più necessaria. Ciò è particolarmente falso, in particolare è quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si sono esternalizzate la produzione di un grandissimo numero di aziende manufatturiere, che avrebbero dovuto affrontare un percorso di modernizzazione per portarle fare cosa? A produrre elementi ad alta tecnologia, ad alto valore aggiunto. Ciò non è stato fatto perché, appunto, da un punto di vista strategico, l'America, dopo la vittoria, dopo la fine della guerra fredda,
l'America ha pensato di poter completamente smantellare il suo impianto industriale per concentrarsi, come ho detto prima, sull'offerta di servizi. Nella carta di destra, che si intitola L'impero dei chip è ancora vivo, noi vediamo le principali, e questo è il punto che volevo arrivare a sottolineare, le principali aziende statunitensi che si occupano di quello che ormai è diventato un tema, un trend topic, si direbbe, ovvero quello dei microchip. Ecco, l'esempio dei microchip è l'esempio perfetto di quello che volevo dire. Senza questi minuscoli circuiti integrati che garantiscono, appunto, l'effettivo funzionamento a livello di hardware di qualsiasi dispositivo elettronico, senza tutto ciò non ci sarebbe alcun tipo di intelligenza artificiale, non ce ne sarebbe nessuna. Ma per sviluppare questi chip è necessaria manifattura, educazione tecnica specialistica, è necessaria intelligenza pratica, ciò che un algoritmo non potrà mai avere. Il problema qual è? Che quelle sono le aziende che in America tentano di occuparsi di questa operazione, ma devono scontare un ritardo accumulato negli ultimi 25-30 anni che le ha portate, come ho detto, a esternalizzare la produzione. L'ha portata ad avere un costo del lavoro, per quanto riguarda questo tipo di aziende, a basso valore aggiunto. E dunque sostanzialmente quello che avviene è che le persone sono scoraggiate a intraprendere questo percorso e l'America si trova dipendente da un'isoletta che tutti quanti voi conoscete molto bene, che è Taiwan. A Taiwan, isola sulle coste, diciamo così, cinesi, formalmente parte della Repubblica Popolare Cinese, di fatto tutt'altro, a Taiwan c'è la più grande azienda al mondo di semiconduttori che si chiama TSMC. Qui vengono prodotti i conduttori migliori del mondo, ha un anticipo sulle concorrenti, soprattutto cinesi, di 20-30 anni. Il problema qual è? Il problema è che questa isola, come si sa, è un'isola contesa, di fatto. Ma se noi guardiamo chi sono i principali acquirenti e partner commerciali di Taiwan, vediamo che sono due: Stati Uniti e appunto Cina. Insomma, il tema fondamentale è che le due principali potenze mondiali si trovano in una situazione in cui hanno di fatto abdicato a quell'intelligenza pratica di cui parlava il professore. Hanno esternalizzato la produzione di questo materiale strategico che serve a fare tutto, dalle armi ai dataset, per dirla proprio in maniera brutale, l'hanno esternalizzato in maniera totalmente paradossale al paese, all'isola, su cui si deciderà della loro competizione. Quindi noi ci troviamo esattamente in questa situazione, cioè ci troviamo in una situazione nella quale l'intelligenza artificiale deve essere prodotta da un'intelligenza pratica, ma chi vuole guidare questa trasformazione digitale ha rinunciato a questa intelligenza pratica e l'ha delegata a quel posto, a quel pezzo di mondo su cui è in atto un conflitto geopolitico di amplissima portata. Insomma, direi che questo è un paradosso a cui neanche l'intelligenza artificiale sarebbe mai riuscita ad arrivare a pensare. Ottimo, grazie Giuseppe. Allora, intanto io colgo un pochino questa provocazione per approfondire un piccolo aspetto. È interessante, l'intelligenza pratica di cui stava parlando ora Giuseppe e che io evocavo all'inizio è composta, e la tradizione filosofica lo ha sempre riconosciuto, di due aspetti fondamentali, una parte tecnica e una parte pratico-morale. Allora, la parte pratico-morale è quella a cui facevo riferimento io, quella della decisione, della scelta, dei criteri di giudizio, della valutazione, no? Ma questa parte, la parte morale della decisione, quella per cui ci chiediamo se gli algoritmi dell'intelligenza artificiale ci facciano fare scelte migliori, è una parte che non può esistere senza una specifica competenza tecnica. Cioè l'intelligenza pratica ha una componente tecnica intrinseca e non possiamo separarle. Se, come quello diciamo stato adesso Giuseppe, quello che facciamo, quello che abbiamo fatto di fatto, è stato di appaltare all'esterno l'intelligenza tecnica, no? Per ritenere da noi soltanto i cosiddetti servizi, ovvero le scelte, noi in realtà abbiamo scisso l'unità della ragion pratica, detto in termini filosofici. L'abbiamo fatto su uno scenario globale, che è una cosa non da poco. Questo tema del rapporto fra tecnica e quindi materialità delle scelte e scelte personali, individuali,
moralmente connotate, ha un rilievo particolare in alcuni ambiti della nostra vita, e indubbiamente uno di questi ambiti è quello dei nostri dati sanitari, della nostra vita, della nostra salute in generale. Allora, su questo appunto abbiamo chiesto il contributo di Giorgia Miale, che appunto ha approfondito questo tema nel suo lavoro di tesi magistrale, e diciamo, avviaci un pochino a questa questione dei nostri dati sanitari e all'uso che se ne fa tramite intelligenza. Allora, intanto buonasera a tutti. Io vorrei in realtà introdurre il mio intervento con un filmato che adesso proviamo a far partire e vediamo se ci riusciamo. Un uomo che non si lava i denti da lunedì entra in scena. Come? Perché guarda me? Disse Chiara che ha fatto solo 347 passi oggi. Ma sono in bici. Sì, elettrica. E poi c'è Paolo che stanotte si è svegliato due volte per fare pipì. Ma chi l'ha detto? I vostri dati sanitari la dicono lunga. Ecco come state gonfiando i capi. E tu, invece? Aspetta, cos'hai in mano? Fermati! No, mi stavo divertendo. Allora, ho scelto di introdurre il mio intervento con questo video pubblicitario che probabilmente molti di voi avevano già visto, perché secondo me è molto utile a dimostrare quanto il dibattito sull'intelligenza artificiale sia qualcosa che non ci vede come strani. Non è un dibattito che riguarda solamente le istituzioni piuttosto che i tecnici o gli addetti ai lavori di cui parlavamo prima, anzi si tratta di un patrimonio comune che riguarda la nostra esperienza personale, tanto privata quanto sociale. Il mondo del digitale da questo punto di vista sembra in qualche modo rafforzare un'equazione che è quella tra individuo, cittadino e utente, e offrendo al cittadino stesso nuovi spazi di esercizio della propria libertà, nuovi spazi di autonomia, nuovi spazi di libertà che spesso però utilizziamo in modo poco consapevole. Tutto ciò è particolarmente vero nel caso della sanità. Infatti, se da un lato l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale pervade le nostre vite sotto tutti i punti di vista, l'ambito sanitario è uno di quelli in cui l'intelligenza artificiale ha un impatto davvero enorme, destinato a crescere nei prossimi anni, che fa di questo un terreno in cui sicuramente l'intelligenza umana ha necessità di convivere con l'intelligenza artificiale, sia dal punto di vista della possibilità di trarre reale beneficio dai sistemi che stiamo utilizzando, sia dal punto di vista della possibilità di tentare di arginare quelli che potrebbero essere i potenziali rischi connessi a questo utilizzo. È stata sicuramente la crescente richiesta di cure sanitarie personalizzate, l'aumento della disponibilità di dati sanitari disponibili, la necessità anche di ridurre i costi in sanità e di rendere l'intelligenza artificiale il più possibile fruibile a livello sociale. Sicuramente, ecco, questi sono stati dei fattori che hanno fortemente dato un impulso allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, soprattutto in sanità. Tanto che, secondo questo studio portato avanti dalla Stanford University, quello sanitario è uno degli 8 settori in cui l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà maggiormente rilevante, soprattutto nei prossimi anni. Il motivo di ciò in realtà è rintracciabile in una moltitudine di ragioni, ma tra tutte si può individuare un minimo comune denominatore, che sono i big data, quelli che appunto osservavamo prima, appunto stipati in queste gigantesche serre che sono utili a coltivarli. Ecco, l'intelligenza artificiale, per come abbiamo avuto in qualche modo di definirla, riguarda fondamentalmente dei sistemi di cognizione calcolante artificiale, che quindi fondamentalmente si nutrono di dati al fine di svolgere dei compiti predeterminati, quindi appunto raccolgono dati, li elaborano e ne generano altri. L'ambito medico, dal suo canto, sin dalle sue origini si nutre di dati, e ad oggi le organizzazioni sanitarie posseggono database di ingenti dimensioni che raccolgono appunto dati, cartelle cliniche, dati che riguardano i bisogni di salute appunto dei cittadini, che permettono da un lato di appunto fare delle previsioni, di organizzare il mercato, dall'altro lato che possono essere fatti interagire con altri dati che in realtà possiamo raccogliere da altre fonti, come i social network, piuttosto che i motori di ricerca o i dispositivi indossabili che spesso utilizziamo per
per monitorare il moto o appunto altre variabili biologiche. Tutti questi dati ci permettono di ottenere una serie di informazioni circa i comportamenti, circa quelle che sono le abitudini, lo stile di vita dei cittadini. Ed è proprio la grande disponibilità di questi dati ad essere particolarmente utile nel settore sanitario. Infatti sono molti gli aspetti in cui l'intelligenza artificiale può risultare utile in questo settore. Innanzitutto partirei dalla diagnosi precoce di malattie, soprattutto attraverso la diagnostica per immagini, ma è possibile anche automatizzare alcuni processi, come i processi per esempio di decision making, quindi quelli che riguardano le decisioni circa l'allocazione delle risorse sanitarie disponibili o le analisi sui bisogni di salute o l'implementazione appunto di farmaci a seconda di quelle che sono le reali richieste della popolazione o banalmente per fare ricerche di mercato, ma l'intelligenza artificiale ci può anche essere utile per offrire terapie personalizzate sul paziente e per permettergli di essere monitorato, ma anche di essere seguito e guidato nel trattamento della sua patologia, addirittura in alcuni casi curato a distanza, senza quindi l'intervento del medico, attraverso per esempio la robotizzazione delle procedure o attraverso dispositivi tecnologici indossabili o impiantabili, oppure possiamo pensare, come diciamo esempio ormai all'ordine del giorno, all'utilizzo di ChatGPT, insomma la piattaforma che noi tutti conosciamo, che si sta cercando di implementare in America per essere in grado di rispondere anche a domande sanitarie, il che non stupisce se consideriamo che, appunto, secondo indiscrezioni non troppo indiscrete, l'intelligenza artificiale di ChatGPT è stata in grado di superare i test di accesso alla facoltà di medicina, quindi probabilmente sarà preparata a farlo. Sta a noi decidere, insomma, quanto affidarci e in che modo farlo. Ok, allora, questo è molto interessante. Non sapevo di questo successo di ChatGPT al test di ammissione a medicina. Spero che non sia di ispirazione. Con un punteggio, tra l'altro, alto. Alto, fantastico. Spero che non sia di ispirazione ai nostri studenti e che si preparino, diciamo, con i metodi tradizionali, almeno per accedere alla facoltà. Allora, io qui riprenderei un po' il discorso per riaprire un po' la questione da un punto di vista culturale generale e farei questo spostamento. Da quello che abbiamo ricavato ci sono questioni che riguardano la nostra capacità decisionale, questioni che riguardano la distribuzione delle potenzialità tecniche sul globo per quanto riguarda il funzionamento dell'intelligenza artificiale e questioni che riguardano l'uso di queste potenzialità per esempio nel settore della sanità, sia per la diagnostica sia appunto per le scelte terapeutiche. Se vi ricordate, quello che dicevo all'inizio è che in ultima analisi la decisione è un processo complesso che solo gli uomini riescono in qualche modo a gestire, cioè quello che l'intelligenza artificiale riesce a fare è mimare il processo decisionale degli umani, ma non sceglie, evidentemente è scorretto dire che l'intelligenza artificiale sceglie di fare qualcosa, semplicemente deduce dall'insieme dei dati che ha un comportamento che sembra avere dalla sua la prevalenza statistica del fatto di essere stato scelto. Questo è importante. Quindi non è una scelta, ma è una mimesi di una scelta. Ora, forse noi dobbiamo approfondire che cosa è questa capacità, la capacità di scegliere, quella che appunto chiamiamo libero arbitrio, chiamiamo libertà, la possiamo chiamare come si vuole. Ora, non farò naturalmente una lezione sul libero arbitrio, vi ricordo soltanto che il tema del libero arbitrio è il tema che in filosofia è ritenuto il più ostico, il più difficile da risolvere e quello che probabilmente non sarà risolto mai. Tuttavia, noi sappiamo che cosa non intendiamo con il libero arbitrio, no? Cioè, noi siamo abbastanza consapevoli che quando noi diciamo c'è una scelta libera, noi stiamo dicendo che questa scelta non è né casuale né necessaria, cioè una scelta libera è una scelta autonoma, consapevole, che non risulta dal caso, cioè non risulta dal mero
come dire, cadere di una moneta su una faccia o sull'altra, no? Ma risulta da una serie di elementi che noi abbiamo tenuto in considerazione per dare un impulso e far cadere la moneta dove abbiamo voluto noi, no? Quindi quello è, non è quindi un processo casuale. D'altra parte non è nemmeno un processo necessario, cioè se noi fossimo in grado di calcolare appunto le rotazioni della moneta nell'aria e sapere esattamente dove va a cadere la moneta, il risultato della nostra scelta sarebbe predeterminato da questa conoscenza, cioè sappiamo già come va a finire, quindi sappiamo già che cosa abbiamo deciso o che cosa decideremo. In realtà appunto quando diciamo libertà non diciamo né l'una cosa né l'altra, né il caso né la necessità. Questo vuol dire che per quanto complesso sia il tema, noi diciamo assumiamo di essere sufficientemente determinanti nel nostro agire da poter fare la differenza. E questo fare la differenza è una capacità appunto che non si può proprio letteralmente replicare in un algoritmo che prenda una decisione, perché l'algoritmo della decisione giusta non esiste. Cioè non è possibile formalizzare quello che significa fare una decisione in una certa circostanza, in modo appropriato, tenendo conto delle varie situazioni e agendo in maniera autonoma, cioè in maniera libera, non è possibile predeterminarlo in un algoritmo, non è possibile farlo diventare una formula matematica. Questo perché il processo decisionale è molto più complesso. Comporta sensibilità, comporta interazione, è un processo esposto all'influenza e questa influenza non è sempre negativa. Noi siamo esposti alle nostre emozioni, ma queste emozioni sono molto importanti spesso per decidere su un comportamento piuttosto che l'altro e non è affatto detto che la decisione che tiene conto delle emozioni sia meno razionale di una decisione che non tiene conto delle emozioni, anzi al contrario. Per gli esseri umani e per la nostra vita le emozioni sono un'ottima ragione per agire, è perfettamente razionale tenere conto delle nostre emozioni. Dunque anche questo è un elemento che non si può semplicemente replicare. Ora, che cosa fa l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale ha fatto in modo di saltare tutta questa complicazione, cioè chi ha progettato l'intelligenza artificiale ha detto: io non voglio cercare di replicare il processo decisionale umano, quello è troppo difficile, è troppo complesso, è troppo articolato. Quello che posso fare è semplicemente assumere i dati delle decisioni umane che io posso in qualche modo ricostruire nei dati in rete e semplicemente appunto statisticamente misurarlo e fare in modo che l'azione segua il comportamento statisticamente prevalente. Allora, da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale non è niente di artificiale, è intelligenza umana semplicemente resa misurabile nei suoi effetti, cioè nei suoi comportamenti. Questo è l'arcano che bisogna svelare. L'intelligenza artificiale non decide meglio di noi, l'intelligenza artificiale decide come noi, decide esattamente nel modo in cui statisticamente prevale la nostra decisione nei casi simili a quelli dati, no? Naturalmente in certi ambiti, per esempio appunto quello sanitario, i dati che noi daremo all'intelligenza artificiale per prendere delle decisioni o per aiutarci a prendere delle decisioni saranno i dati delle best practices e questo naturalmente è un ottimo ausilio, no? Ma le best practices non sono algoritmi, sono pratiche cliniche provate da persone in reparto con la pratica clinica e più ci si allontana dalla reale pratica clinica più queste practices non sono delle practices, cioè sono soltanto delle ipotesi, sono soltanto delle finzioni. Ecco dove il raccordo con l'esperienza naturale è ineludibile anche per la stessa intelligenza artificiale. Dunque in questo senso l'intelligenza è sempre la stessa, la cara vecchia intelligenza umana che in qualche modo viene amplificata semplicemente. Questo significa due cose. La prima cosa è che è un paradosso, perché l'intelligenza artificiale decida bene, dobbiamo essere noi a decidere bene. Cioè soltanto se noi diamo in pasto all'intelligenza artificiale le nostre capacità appunto di interpretare, valutare, deliberare e sbagliare
e gli diamo queste capacità in maniera ben esercitata, allora i dati saranno buoni. Se l'intelligenza artificiale si basa su dati dei nostri comportamenti che sono stati in realtà, se i nostri comportamenti sono stati pessimi, l'intelligenza artificiale impara a fare scelte pessime, niente più e niente meno di questo. Da questo punto di vista, l'imperativo che l'intelligenza artificiale ci impone è di essere buoni, se posso dirlo, di essere ragionevoli, cioè perché altrimenti a questo punto non solo commettiamo gli errori noi, ma commetteremo errori amplificati in maniera estrema proprio dalla velocità e capacità quantitativa che l'intelligenza artificiale ha. Dunque la responsabilità è sempre nelle nostre mani. Da questo punto di vista, come dicevo, e qui possiamo, diciamo, chiudere la mia presentazione, lo scenario nel quale ci muoviamo facendo scelte tramite intelligenza artificiale, con l'ausilio di intelligenza artificiale, è uno scenario globale. Ora, noi abbiamo visto, Giuseppe prima ce l'ha mostrato, quale sia la parte hardware che in qualche modo appunto si trova distribuita nel mondo, in particolare concentrata a Taiwan per quanto riguarda i semiconduttori. Ma naturalmente c'è uno scenario geopolitico che riguarda lo sviluppo anche del software e lo sviluppo delle piattaforme per l'intelligenza artificiale. E anche qui si gioca una battaglia per l'egemonia che è tutt'altro che banale. Do solo un dato, ma poi su questo Giuseppe sarà senz'altro più approfondito di me. Attualmente gli investimenti che la Cina sta facendo sull'intelligenza artificiale ammontano a 13,4 miliardi. Gli Stati Uniti ne stanno investendo 47, quindi diciamo dal punto di vista dell'investimento economico per questo scopo, che è chiaramente uno scopo economico-politico, non c'è paragone, no? E queste sono le due nazioni che stanno investendo di più nel mondo in questo momento. Ma allora la domanda che in qualche modo rivolgerei a Giuseppe è quali sono i profili di questa competizione, chiamiamola così. Allora sì, intanto grazie mille. Qui, se si può mandare la carta, la farei vedere immediatamente. È, diciamo, una mappa, peraltro bellissima, fatta da Laura Canali, sui luoghi dello sviluppo di intelligenza artificiale in Cina. Per iniziare un attimo a rispondere alla domanda del professore, guardate dove sono le zone che sono quelle in arancione, in violetto, in giallo ocra, scusate, no, giallo pompeiano, colore della Roma, perché quelle in ocra è tutto il resto della Cina. E guardate dove sono i principali hub di sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono tutti quanti sulle coste, ovvero sono tutti quanti in quelle zone di Cina che sono da un lato più prospere economicamente e d'altro lato sono più integrate al modello Han, che è, diciamo così, l'etnia cinese di maggioranza e che, diciamo, è rappresentata a livello politico in maniera più imponente. Nel Xinjiang, che è la famosa zona in cui avvengono i massacri degli Uiguri, non ci sono fabbriche di intelligenza artificiale, ovviamente. Perché? Perché la Cina è tutto tranne che stabile al suo interno. E, per quanto possa apparire strano, la Cina è un paese molto diviso, pensate soltanto al Tibet, la Mongolia interna, appunto, il Xinjiang. Quindi la Cina ha un grande problema interno di tenuta delle infrastrutture. In Xinjiang molte volte sono state fatte saltare infrastrutture ferroviarie, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, il mercato cinese, peraltro, è un mercato che ha una forte crisi di domanda interna. Non è molto semplice vendere in Cina roba di alto valore. Per quanto abbia avuto una crescita economica importante, la creazione di una classe media, non è una classe media spendacciona come quella, ad esempio, americana. Anzi, i cinesi tendono ad essere anche molto risparmiatori, su questo sono più simili agli italiani e agli europei in generale. Ma c'è anche un altro tema. Perché la Cina non può investire quanto l'America nell'intelligenza artificiale? Detta in maniera estremamente brutale e tranchant, perché rischia che da un giorno all'altro gli si possano tagliare i collegamenti internet. Questa è una mappa, quella a sinistra, a fianco a quella che abbiamo visto prima, di delle autostrade, delle reti, come le chiamava Bill Clinton, che sono i cosiddetti cavi sottomarini. Questa è una mappa che permette un po' di vedere quali sono le rotte che seguono questi cavi. E ovviamente, dato che sono cavi impiantati sostanzialmente dagli americani, questi in particolare che vedete della mappa sono impiantati da Google, ma sono la stragrande maggioranza dei cavi utilizzati, come potete vedere i cavi passano per gli stretti. E gli stretti sono
in un ambiente talassocratico sono quei punti, quei choke points, quei punti di strangolamento che vanno controllati per mantenere il primato sul mare, e ovviamente chi li controlla? Gli Stati Uniti d'America. Quindi la Cina è perfettamente consapevole, per dirne una, che in caso di aumento delle tensioni, gli stretti indo-pacifici, quindi in particolare lo stretto di Malacca, potrebbero essere bloccati dalle navi americane che, una volta preso il controllo dello stretto, ci mettono davvero poco a rompere il loro stesso cavo sottomarino per interrompere la connessione internet in Cina. Perché il famoso Great Firewall, questa grande muraglia cinese, vale per i dati e per l'applicazione, cioè vale a livello di software, ma non vale a livello di hardware. Tornando a quello che stavamo dicendo, scusate, qui al contrario, e andando avanti, non è solo questo il punto. Il professore ha giustamente detto che gli Stati Uniti investono molto di più, ma il punto è che non investono solo in America. Gli Stati Uniti hanno la capacità di espandere il loro mercato dell'intelligenza artificiale, avendo una partnership ovviamente estremamente stretta con le aziende europee e anche in altre zone del mondo. La Cina, da questo punto di vista, è molto più in difficoltà. Perché? Perché questo ritardo, che poi è segnalato dagli investimenti nell'intelligenza artificiale, dipende anche dal fatto che, come si vede in questo paper che vi ho riportato qua a sinistra, esiste un'entità, come posso dire, quasi mitologica e fantasmagorica negli Stati Uniti, che è il Committee on Foreign Investments in the United States, che è stato diciamo messo su negli anni 50 e poi implementato moltissimo negli anni 70, guarda caso, nella cosiddetta semiconductor race tra America e Giappone a quei tempi. Insomma, questa è un'azienda che ha il potere di avviare delle procedure, diciamo così, di infrazione nei confronti di investimenti esteri negli Stati Uniti, nei settori che l'America ritiene strategici, e ha il potere di bloccare le transizioni in questi ambiti, le transazioni economiche in questi ambiti. Questo paper si chiama CFIUS 2.0, An Instrument of American Economic Statecraft Targeting China, perché negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2016, il CFIUS è stato utilizzato moltissimo nei confronti di possibili investimenti cinesi, in particolare nell'ambito, come dicevo prima, dei semiconduttori. Un affare gigantesco tra Broadcom, che è un'azienda di Singapore, e Qualcomm, che è un'azienda americana che crea semiconduttori, un affare miliardario che avrebbe ridisegnato completamente le catene del valore, è stato semplicemente bloccato con un executive order dell'allora presidente Barack Obama. E dunque vengo alla seconda carta, proprio perché internet viene rappresentato, ed effettivamente è stato per un lungo momento storico, una declinazione della globalizzazione. Anzi, appunto, prima ho detto Clinton che parlava delle highways of networks, parlava anche di frictionless capitalism, capitalismo senza frizioni. Questo non è più vero, questa è una carta basata su un articolo di, peraltro, Alessandro Aresu, che si è laureato in questa università, che si chiama Sanzionismo, malattia senile del globalismo. Cioè il livello di interdipendenza che è stato generato, in particolare per quanto riguarda le altre tecnologie, ripeto, il caso Taiwan è secondo me emblematico da questo punto di vista, questa clamorosa interdipendenza si è quasi hegelianamente rigirata nel suo opposto. Cioè, dato che il rapporto tra gli stati è così stretto economicamente, le catene del valore sui settori strategici digitali sono così intrecciate, quasi impossibili da comprendere veramente, ogni stato, ciascuno stato, ma soprattutto Stati Uniti e Cina, e soprattutto gli Stati Uniti, hanno in mano la possibilità di utilizzare strumenti di sicurezza nazionale in grado di bloccare operazioni commerciali, come appunto il Committee on Foreign Investments in the United States di cui parlavo prima, per bloccare, mettere un piccolo granello di sabbia nell'ingranaggio che blocca completamente tutto. Basta una piccola interruzione nella catena del valore dei chip, nella catena del valore dei cavi sottomarini, in qualsiasi catena del valore, e si blocca tutto. L'abbiamo visto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Evidentemente il tirar fuori la Russia da determinati sistemi ha causato un rallentamento globale del sistema economico, non soltanto alla Russia, ma è ovvio che avviene così, proprio perché tutto si tiene. Da questo punto di vista, quello che secondo me emerge in maniera estremamente evidente dalla carta è l'arco di contenimento, che in realtà è un contenimento economico, qui disegnato nell'Indo-Pacifico. Perché, e questa è l'ultima cosa che dico e poi mi taccio per sempre,
Il punto è che anche qui noi pensiamo che questi software, questi hardware, tutta quanta questa dimensione viaggi nel nulla, viaggi in uno spazio aereo, viaggia per mare. Tutto l'interesse cinese su Taiwan e anche sul Corno d'Africa deriva dal fatto sostanzialmente che la Cina non ha libertà di navigazione negli oceani. L'America ha il potere di interdire, come ho detto prima, bloccando gli stretti indo-pacifici, sostanzialmente il commercio cinese. E quindi la Cina, pur avendo magari la possibilità economica e la volontà politica di poter investire di più nell'intelligenza artificiale, si trova in una situazione nella quale farlo rischia di essere un buco nell'acqua. Perché qualora dovessero aumentare le tensioni, la Cina sa perfettamente che tutti questi investimenti potrebbero essere completamente buttati, soprattutto se fatti con partner occidentali, che se richiamati all'ordine dal principale, come è successo con l'Italia con le nuove vie della seta, potrebbero tranquillamente ritirarsi da questi accordi commerciali. Quindi, insomma, siamo in una fase da questo punto di vista estremamente complessa, estremamente caotica, e appunto la Cina è perfettamente consapevole di questi problemi strutturali ed è anche per questo che investe di meno, oltre al fatto ovviamente di avere una popolazione estremamente uniforme. Questo è un altro problema, perché gli algoritmi di machine learning, soprattutto per funzionare bene, devono avere a che fare con dati particolarmente diversi. In Cina il 90% delle persone è di etnia Han, quindi anche a livello di dati biometrici non ha la stessa varietà di popolazione che può esserci nel Mediterraneo oppure negli Stati Uniti, e tendenzialmente invece nelle altre zone della Cina l'intelligenza artificiale viene utilizzata per scopi di sorveglianza o di repressione. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro generale, che non è roseo, però insomma, è stimolante. Sì, no, allora, quello che appunto in questa prospettiva emerge molto chiaramente è che il tema dell'intelligenza artificiale riguarda la sfera del potere in un senso molto ampio, cioè dal potere individuale della scelta al potere economico, al potere geopolitico, che decide delle strategie appunto a livello mondiale e decide poi delle vite individuali delle persone, perché poi arriva a influenzare il fatto che se dispongo dell'intelligenza artificiale o degli strumenti che la utilizzano, allora posso fare certe cose, se non ne dispongo non posso fare certe cose. Appunto, di nuovo il campo della sanità è in questo senso emblematico. Da questo punto di vista, nella letteratura, do questa nota, poi do la parola a Giorgia, nella letteratura recente sull'intelligenza artificiale si è sviluppata la tesi, molto interessante secondo me, che una vera etica dell'intelligenza artificiale deve essere una teoria critica. Cos'è la teoria critica? È quel tipo di analisi politica, sociale, economica e filosofica che indaga le relazioni sociali, ma in generale le relazioni interumane, in termini di relazioni di potere, dove il punto è che ci sono poteri asimmetrici, ci sono persone che hanno più potere e persone che ne hanno meno, e questi differenziali di potere sono quelli che determinano l'oppressione da una parte e il dominio dall'altra. Dunque, se noi interpretiamo l'intelligenza artificiale in chiave di quanto è il potere che viene dato a me come individuo, come soggetto, dall'uso, da questo uso di intelligenza artificiale, e quanto me ne viene sottratto, abbiamo un tipo di analisi innovativa e interessante, che si intreccia molto bene con l'analisi delle questioni etiche che si sono fatte negli anni, a partire dagli anni 70, e che riguardavano appunto spesso la questione del principio di autonomia dei pazienti, la questione della loro giustizia, del giusto trattamento, della beneficenza o della non beneficenza. Tutto questo ha a che fare con le questioni bioetiche, per l'appunto. E ovviamente l'intelligenza artificiale ha un impatto anche sul tema, su diversi temi di bioetica. E su questo ci dice qualcosa Giorgio. Grazie. Allora, le questioni toccate fino a questo punto sono
state decisamente molte, ma dal mio punto di vista, se volessimo un attimino delineare quello che è il dibattito appunto bioetico e biogiuridico sul tema dell'intelligenza artificiale, potremmo sicuramente utilizzare come filo conduttore quello che è già fortemente emerso, ovvero il concetto che riguarda le scelte, l'autonomia delle scelte, la libertà e appunto la responsabilità che appunto le sottende. Lo scenario dell'intelligenza artificiale sicuramente offre molti spunti di riflessione, tanto alla bioetica quanto al biodiritto, che sono in realtà due sfere che si vanno fortemente ad intersecare, soprattutto in questo terreno di ricerca. Le questioni che vengono poste sono in realtà molte, sono quelle che vanno dall'apparentemente cresciuta autonomia del paziente utente a quello che poi è il responsibility gap, viene definito così, che si colloca un po' appunto in quello spazio di vuoto di responsabilità tra l'agency del medico e l'agency della macchina, ammesso che se ne possa attribuire una a questa. A ben guardare però tutti gli interrogativi sembrano in qualche modo appunto riassumibili attraverso due concetti che sono appunto il concetto di autonomia e il concetto di responsabilità che dal primo dipende. Infatti da un lato l'autonomia sembra espandere vertiginosamente la propria portata quando si parla di intelligenza artificiale, ci troviamo di fronte alla possibilità di esercitare la nostra libertà in modi inediti e apparentemente più ampi. D'altro canto però appunto sembra che l'autonomia in qualche modo riduca la propria portata, come se il suo raggio d'azione di effettiva possibilità di impiego ne venisse in qualche modo cristallizzato nella possibilità di accettare o non accettare appunto a determinate richieste che ci vengono poste. Allora, dal punto di vista della bioetica sono almeno due gli aspetti che occorre tenere in considerazione. Uno è il tema del decision making, l'altro è il tema della privacy. Attraverso questa slide ho voluto puntare l'attenzione su come appunto entrambe queste tematiche riguardino non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche i pazienti che poi sono utenti, gli utilizzatori di questa tecnologia. Dal punto di vista delle decisioni abbiamo già detto come appunto le possibilità di scelta sono fortemente incrementate per il paziente, ma questo perché al paziente sono forniti tutti gli strumenti necessari per provvedere quasi autonomamente al proprio status di salute e al proprio mantenimento. Dall'altro lato questo tema riguarda anche il personale sanitario, perché la vasta disponibilità di dati e di mezzi computazionali addestrati appunto ad analizzarli e a gestirli offre la possibilità di affidarsi appunto a questi ultimi per prendere decisioni in questo settore. L'altro tema è quello della privacy. Infatti, per quanto riguarda appunto il paziente, il trattamento delle informazioni che riguarda il suo status di salute può essere da un lato molto utile per il singolo, in quanto consente o può consentire di risolvere la sua patologia, ma anche di contribuire al progresso tecnologico e scientifico. Dall'altro lato può essere pericoloso, in quanto potenzialmente lesivo del suo diritto alla riservatezza. Lo stesso tema della privacy riguarda anche le strutture sanitarie, che devono appunto creare delle infrastrutture idonee a raccogliere i dati, preparare il personale sanitario a farlo, e dall'altro lato occorre anche creare delle infrastrutture in qualche modo giuridiche per gestire questi dati. In particolare in Italia ci affidiamo al più generale GDPR in materia di privacy, perché in realtà non possediamo una legge ad hoc che riguardi il trattamento e la protezione dei dati sanitari. Ecco, sull'urgenza di queste due classi di problemi vorrei citare due casi di studio, o meglio, due casi di cronaca che sono anche piuttosto recenti. Il primo riguarda uno studio pubblicato su Science nel 2019 che riguarda appunto l'utilizzo di un algoritmo in una clinica americana per decidere appunto a quale popolazione di pazienti consentire l'accesso a terapie speciali. Ecco, quello che è venuto fuori è che a parità di condizione medica il software utilizzato tendeva ad ostacolare l'accesso alle persone di colore rispetto ai bianchi, a parità di condizione medica. Questo perché l'algoritmo assegnava i punteggi di rischio in base alla spesa sanitaria annuale e, per quanto la spesa sanitaria fosse più o meno la stessa, non ci si era resi conto del fatto che, a causa di forme di razzismo sistemiche, le persone di colore tendevano ad essere meno portate ad affidarsi all'assistenza sanitaria. Quello che è venuto fuori è che solamente il 17%, a fronte del 47% previsto se l'algoritmo non fosse stato biased, aveva possibilità di reale accesso alle cure sanitarie.
Il secondo tema che vorrei portare all'attenzione, probabilmente lo conosciamo tutti, è molto recente, riguarda l'attacco hacker di cui è stata vittima la sanità abruzzese lo scorso 3 maggio, quindi appunto quest'anno. L'azienda sanitaria abruzzese infatti è stata vittima di un attacco hacker che ha visto il furto e la pubblicazione di milioni di dati che riguardavano non solo cartelle cliniche dei pazienti, ma anche appunto dati relativi al personale sanitario che lavorava nella struttura, piuttosto che analisi genetiche, valutazioni psicologiche anche di minorenni. Ecco, da questo punto di vista è importante considerare quanto questi dati abbiano un enorme valore, non solamente dal punto di vista della gestione del potere di cui si parlava prima, ma anche proprio da un punto di vista economico. Possiamo pensare a quanto possano far gola questi dati, per esempio, ad una casa farmaceutica, piuttosto che ad un'azienda che fornisce appunto assicurazioni sanitarie. Ma in realtà questo tema si fa ancora più spinoso se consideriamo che, come appunto avevamo già detto, i dati sanitari, i dati personali, i dati, quelli che adesso vengono chiamati dati particolari dei cittadini, non provengono solamente dai sistemi sanitari, ma appunto da molte altre fonti, anche grandi colossi dell'informatica come per esempio Google, Apple, come abbiamo potuto vedere prima, o Microsoft, insomma, posseggono un forte patrimonio informativo che dipende appunto dalla possibilità di integrare dati provenienti da piattaforme diverse, quindi in qualche modo di creare un profilo utente potenzialmente completo e quindi di repersonalizzare i dati che originariamente magari erano stati depersonalizzati. Ora, cosa ci insegna tutto ciò? Allora, da un lato, anche qui, preferirei dividere l'attenzione tra gli addetti ai lavori e noi utenti. Per quanto riguarda gli addetti ai lavori, in letteratura si parla di un fenomeno che è definito come un affidamento eccessivo a questi metodi, che riguarda fondamentalmente il pericolo intrinseco al fatto che appunto questi mezzi ci permettono di supportarci in maniera molto forte alla presa di decisione e ci riescono molto bene, molto più rapidamente, in molti casi molto più precisamente rispetto a quanto lo farebbe l'essere umano, e quindi appunto ovviamente ciò potrebbe incidere sul modo in cui il professionista sanitario esercita il proprio discernimento rispetto appunto a questi mezzi computazionali. Dall'altro lato, il tema della capacità di discernimento rispetto a questi sistemi riguarda anche il paziente stesso, perché ha un accesso inedito di informazioni sulla salute, nonostante appunto le sue competenze in materia non si accrescano appunto con la stessa facilità. E tra l'altro ci troviamo in un contesto in cui è importante considerare come il problema della titolarità dei dati e della titolarità delle scelte che li riguardano, dal momento che appunto la possibilità di scelta è molto facilitata e fondamentalmente alla portata di un click con il quale accettiamo o neghiamo insomma i cookie quando visitiamo una qualsiasi pagina internet, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto le conseguenze di questa scelta siano potenzialmente ampie, individuando, cioè appunto ricadendo sull'individuo nella sua dimensione più intima. Ecco, in questo contesto quindi le parole chiave diventano autonomia, consapevolezza, responsabilità, tutti temi connessi alla possibilità di scelta e di conseguenza alla possibilità di azione. In questo contesto lo scenario tra uomo e macchina è fondamentale, intelligenza umana e intelligenza artificiale devono convivere, questo perché ci troviamo di fronte ad uno scenario fortemente mutato, infatti l'intelligenza artificiale, a differenza delle forme tradizionali di tecnologia, è anche una risorsa crescente di agency, è interattiva, è capace di agire, a volte autonomamente, di risolvere compiti che altrimenti servirebbe in qualche modo, diciamo, l'essere umano per portare a termine. Quindi fondamentalmente ci troviamo di fronte ad un'inversione, è stata capovolta l'equazione che collega l'agire con l'agire naturale, e quindi con l'aspetto della responsabilità, con l'aspetto della moralità, e ci troviamo quindi di fronte a forme di agere che però sono prive di intelligere, quindi prive di quella intenzionalità che tendiamo ad associare al tema della responsabilità. Potrebbe essere facile in questo contesto avere l'impressione che questi sistemi siano in qualche modo eterodiretti, che quindi la nostra responsabilità nel loro utilizzo ne venga fuori in qualche modo dilatata. In realtà è importante tenere conto del fatto che in realtà non è così. L'utilizzo di questi sistemi anzi incrementa fortemente la nostra possibilità, la nostra responsabilità e la nostra responsabilità sulle scelte. Come dicevamo prima, appunto, siamo noi a decidere come questi sistemi
sistemi in qualche modo decideranno. Quindi appunto nell'approcciarsi a questi sistemi risulta fondamentale avere consapevolezza del fatto che quello su cui bisogna puntare l'attenzione è l'agire, ma appunto l'agire inteso in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue sfaccettature. Ottimo, grazie. Allora, questo è un po' il quadro che volevamo offrirvi sotto vari profili, un profilo più generale di che cosa significhi appunto la scelta, la questione della potenziale sostituzione della nostra capacità d'azione e di valutazione con le capacità che l'intelligenza artificiale offre e che sono potenziate rispetto alle nostre stesse capacità, ma come detto in realtà poggiano su quello che noi realmente facciamo. Fra le cose che questi sistemi ci consentono di fare, una delle cose che possiamo fare è quello di avere delle vostre domande. Io adesso le sto vedendo insieme a voi, per cui è abbastanza difficile fare una scelta. Io devo andare giù da Franco in poi. Ah, questa è una domanda interessante. Franco chiede: l'intelligenza artificiale non riuscirà a superare il test di Turing proprio perché non è un'intelligenza pratica? Allora, provo a rispondere. Questo non lo so, non posso prevederlo, perché il test di Turing comunque è un test con cui noi cerchiamo di identificare una macchina rispetto ad un umano in base alle risposte che dà. Diciamo, da questo punto di vista, la macchina sa mimare molto bene la nostra intelligenza pratica. Non è un'intelligenza pratica perché non ha una capacità decisionale completamente autonoma, ma basandosi sui repertori delle nostre scelte autonome, finge di essere autonoma. Quindi la capacità di simulare l'intelligenza pratica è molto forte. La distinzione che proponevo è una distinzione di sostanza, cioè quelle decisioni sembrano autonome ma non lo sono, le nostre decisioni invece lo sono. E il punto è che all'apparenza l'esito è lo stesso, c'è una scelta da una parte e c'è una scelta anche dall'altra. Quindi diciamo che tutto sommato la macchina potrebbe anche superarlo il test di Turing, resta però una macchina, questo è il paradosso a cui ci troveremo di fronte. Qualcuno, poi Filippo per esempio, dice c'è il tema della delicata necessità di allineamento fra libertà di sviluppo dell'intelligenza artificiale e che è un consiglio, sì. Cioè suggeriva di, se capisco bene, di approfondire il punto dell'allineamento etico tra la nostra intelligenza e quella artificiale rispetto al quadro geopolitico. Allora, io qui mi sento rispondere perché in qualche modo non c'è bisogno che lo dica tu, noi abbiamo cercato di dare un quadro dell'insieme dei problemi. Io ho notato che molto spesso in questi dibattiti non si accenna neanche al fatto che dietro allo sviluppo di intelligenza artificiale ci sono scenari di tipo geopolitico assolutamente rilevanti e che dai quali dipende quello che avremo in mano nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Dunque mi sembrava importante rilevare questo. Certo, non è tutto il quadro, è ovvio, cioè il quadro geopolitico è una questione assolutamente rilevante e decisiva nello sviluppo di quello che noi vedremo, ma il tema etico, filosofico può essere affrontato ben al di là, cioè con chiunque sia che ha in mano le leve del potere, il punto è come lo usiamo, come lo vorremmo usare, no? Cioè come affronteremo la domanda, in fondo, qual è la scelta più appropriata, anche a fronte di un utilizzo responsabile, appropriato e accurato dell'intelligenza artificiale. Questa è una domanda che resta aperta. Anche nella geopolitica stessa. Cioè, sì, certo. Nel senso, si fa sempre più strada in alcuni paesi, utilizzo di algoritmi per scrivere report di intelligence, per fare OSINT, quindi open source intelligence, per produrre quelle che gli americani chiamano grand strategies. Questo io penso che per esempio sia qualcosa che, e per non parlare di tutto il tema delle armi autonome, ecco, quello è definitivamente direi un qualcosa che deve essere regolamentato,
Perché insomma, gli esseri umani, soprattutto nelle relazioni internazionali, dovrebbero essere decisori di ultima istanza. Cioè, il tema morale, etico, ricomprende dentro di sé il tema geopolitico, perché altrimenti c'è il clamoroso rischio che vi sia un cortocircuito e che a questo punto tutto quel problema, appunto, la maniera in cui noi sovrastimiamo e malinterpretiamo l'intelligenza artificiale, ci porti anche a far prendere delle decisioni che non sono sbagliate, come dire, nella vita quotidiana, ma che sono, che rischiano di mettere il mondo sull'orlo del disastro. Quindi assolutamente no, sì. Quello che hai detto bene, il tema geopolitico è ricompreso entro il tema etico. Il tema etico è superchiante rispetto ai temi strategici, ai temi economici, ed è questo quello che ci deve guidare. La decisione etica è sempre una questione che rimanda all'umano, non c'è niente da fare. Ripeto, da quello che abbiamo tutti detto, emerge che l'intelligenza artificiale mima semmai un comportamento, e più il nostro comportamento è moralmente raccomandabile, più l'intelligenza artificiale può forse apprendere da noi qualche cosa di buono. Resta che a noi poi l'ultima decisione, come diceva Giorgia prima, su come vogliamo utilizzare quegli strumenti, su come vogliamo proteggerci dall'utilizzo dei dati che noi generiamo per scopi che non sono quelli che noi abbiamo deciso a priori, ma che vengono in qualche modo decisi da qualcun altro e che riguardano tutte le sfere della nostra vita. Dunque, da questo punto di vista, io voglio ringraziare Giuseppe De Ruvo e Giorgia Miale, sono parte della nostra facoltà. Vi ringrazio per averci seguito, aver seguito questo webinar. È uno dei tanti, credo che avremo altre occasioni. Voglio ringraziare Alessandra Rossi per aver organizzato questa proiezione, e il nostro tecnico audio video che ci ha supportato grandemente. Vi saluto tutti e ciao dall'Università Vita Salute San Raffaele, appuntamento a una prossima occasione.